Bentornati alla serie Psicologia del pensiero debole. Nel precedente eh, video avevo affrontato quello che per me era un concetto fondamentale nel, nel, nell'ottica della psicologia negativa, ovvero eh, quei quattro pilastri, quei quattro pivot, quelle quattro chiavi che sottolineano il fatto che l'esperienza umana è fortemente connotata da alcuni eventi quattro eventi, da quattro concetti, da quattro punti sui quali non abbiamo nessuna possibilità di decisione e di azione, cioè, ribadisco, il, il, la dimensione geografica, cioè dove nasciamo, la dimensione temporale quando nasciamo, la dimensione familiare da chi nasciamo e la dimensione genetica o eh, fisiologica in che condizioni di salute nasciamo. Eh, a mio avviso quattro elementi eh, quattro, quattro concetti assolutamente dirimenti e centrali e eh, limitanti o catalizzanti delle possibilità o delle impossibilità di vita. Di fatto ce n'è un quinto. Ce n'è un quinto di fattore. Il, il il quale però inizia a essere un pochino più complesso rispetto alla nostra come dire, responsabilità d'azione. Lo potremmo chiamare, come dire, fattore, non lo so, eh, superenalotto. Allora, che possibilità abbiamo di vincere il superenalotto? Come ci dice la matematica, è circa di 1 su 630, 650 milioni. Non di meno, se non giochi, non puoi vincere. Quindi la questione è, qui è una questione molto triviale, poi arriveremo a una dimensione molto più centrale e anche molto più dr drammatiche. La questione è, vincere a superare una lotto è un esito fortunoso o è un esito determinato da un atto di volontà? E, quan, e quanto è la volontà e quanto è la fortuna? Questo è Toro. Ferdinando, che okay, va. Um, ora, perché ho riflettuto su questa quarta variabile? Perché in realtà, adesso questa cosa qua del supernalotto è una cretinata, però um, in realtà ciò, a, 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 gli, gli episodi, i fenomeni ai quali pensavo um, sono, molto più, um, sono molto più complessi e anche molto più drammatici oggi, se non ho sentito male dal telegiornale, è il, sono passati quattro anni dal, dalla tragedia del Ponte Morandi, proprio oggi. Allora io, e eh, senza mancare di rispetto naturalmente alle famiglie dei, dei, dei defunti con questa riflessione, né alle persone, ai defunti stessi, mi sono sempre chiesto... Eh, L'ho sempre trovato pazzesco e immagino che sia una cosa che, che infesta molto la, la, la mente delle persone so, che sopravvivono, dei familiari. È che bastava uscire di casa cinque minuti prima o cinque minuti dopo, fermarsi a mangiare, a bere un cappuccino, non lo so, per evitare di essere sul ponte in quell'esatto momento. In realtà, questa riflessione è una trappola mostruosa. Prima di tutto, perché fa cascare in una dimensione di universi paralleli che non ci sono. Cioè in realtà dobbiamo rimanere adesi al dato reale. Il dato reale è ciò che è successo, non ciò che poteva succedere o ciò che non poteva succedere. Perché lì allora apriamo un ventaglio di possibilità infinite e diventa una trappola mentale molto pericolosa. D'altra parte è anche sbagliato concettualmente perché noi pensiamo a un evento, poteva uscire di casa prima dopo e pensiamo a un exitus, cioè a una fine, quindi non sarebbe successo trascurando l'enormità di variabili che intervengono da questa nostra idea di causa e l'effetto, cioè che, che praticamente significa che sicurezza abbiamo psi, psicologica, filosofica e fisica che una persona uscita di casa un po' prima o un po' dopo comunque non sarebbe arrivata a quel destino e secondariamente come facciamo a non sapere che in realtà è stata più incisiva una variabile successa nel segmento di tempo che porta da A a B. Ma tutto questo discorso per dire che oltre ai quattro pilastri sui quali non abbiamo possibilità d'azione, ne esiste almeno un altro in vita, nell'esperienza di eventi, per cui non prima della vita, cioè per cui non prima della nostra nascita, a differenza degli altri, sui quali tangenzialmente potremmo avere u, 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 come dire, u, 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 de, declinare, esercitare una prassi, una decisione, una volontà, ma è difficilissimo, come dire, uh, impossibile in realtà. Um, esercitare una volontà cosciente degli effetti a cui si va incontro. Per cui la realtà dei fatti è che la vita, fra i quattro pilastri iniziali e l'innumerevole dimensione di variabili intervenienti in ogni momento, non so, voglio dire, ma anche il mitico, che è un'eventualità un rara, no? il mitico meteorite che ti colpisce in testa mentre cammini, la tegola, è un insieme di più casualità che volontà. Ed ecco perché la uh, psicologia positiva, la psicologia della volontà, la psicologia del se pensi succede, si scontra enormemente, prima di tutto con queste quattro come dire, colonne giganti de della nostra venuta al mondo in condizioni, in modi, in tempi, in famiglie di cui non abbiamo nessuna, nessun controllo ma poi si scontra contro una mitragliata costante dall'inizio alla fine di variabili portate da noi, involontariamente, involontariamente portate da altri, portate dal caso, portate dagli oggetti che si muovono, da, 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 dalla vita nella sua dinamicità. E questo naturalmente va a limitare o va a rendere in qualche modo anche un po' paradossale, anche un po' finta l'idea che noi si abbia veramente un pieno controllo della nostra vita. Questo non vuol dire che non ci si debba impegnare, perché chiaramente una declinazione dell'impegno generalmente porta a un effetto coerente con l'impegno espresso. Però è importante, secondo me, rilevare la, eh, il fatto che noi siamo eh, in balia di un grosso mare e eh, abbiamo un remo, abbiamo un timone, eh, però dobbiamo accettare la natura eh, intrinsecamente eh, casuale, rischiosa, la, nat la natura della vita. La natura della vita è questa, è che ci sono persone che vanno avanti, alcune che non vanno avanti, alcune che, come ho detto mh, precedentemente, nascono facilitate, altre no, e così via. Spero che abbiate capito questi, fra que il video precedente e questo, questi 4 più 1 punto che determinano... Una visione dell'esperienza vivente come sicuramente più complicata um, di quella propugnata dalle psicologie positive, però anche più onesta, che va a come dire, comprendere tutte quelle esperienze di vita um, ai. Molto drammatiche o anche molto positive, che spesso non fanno media, sulle quali non si costruisce psicologia e che rientrano nell'alveo delle drammaticità, degli eventi casuali, della, de, delle fatalità. Ma in realtà la vita è una, è una grandissima somma di fatalità, cioè di fato, di fatale, sia, sia fatale inteso del destino sia della morte. Un saluto, al prossimo video.